Benvenuti amici, io sono Pimpos, oggi siamo alla domenica horror con Scary Granny Nan. Guardatele lì, tante nan che stanno facendo un rituale, quindi mi sa che avremo a che fare praticamente con il clone di Nan. Però adesso vediamo un po', perché nel titolo c'è anche la parola granny, quindi non lo so, che è una nonna suora. Andiamo a vedere, va. Allora, easy, medium, hard, practice. Andiamo in easy, forza. Mamma quanto sei brutto. I need to find a way to escape from this place. Però in this place, com'è che ci siamo venuti a finire? Fammi capire. Life, tre vite soltanto. Ah, perfetto. Ragazzi, supportate sempre serie e canale lasciando mi piace. Mi raccomando, seguitemi anche su TikTok ed Instagram. Intanto vediamo quello che c'è da fare qua. Con questa accendo la torcia. Dopo mezz'ora però. Cioè io clicco, dopo mezz'ora il tizio se la esce dai pantaloni evidentemente. Vabbè, meglio così. Qua abbiamo qualcosina da fare. Possiamo interagire? No. Cavallina a dondolo. Aspetta che mi ci metto sopra, va. Dimmi dondolo. Non ci va, sono troppo grosso. Non c'entro, meglio così. Gli armadi non si aprono. Me ne posso uscire? No, usciamo, va. Allora, cara suora, dove sei? Fatti riconoscere, brutto essere che non sei. Non ti fare più riconoscere. Me ne vado in camera mia, tranquillo. Me ne vado in camera mia. Tu non mi... Ma da dove? Da dove? Ma da dove? Manco c'ero qui nel corridoio. Ma da dove mi hai preso? Scusami. Cominciamo con i bug. Io sti giochi li provo per questo, ragazzi. Proprio per scoprire i bug. Non è che li porto per completarli, no. Io sti giochi così casuali, io li porto per capire a che punto mi posso spingere. Via, entra in bagno. Ma non mi potete vedere in bagno. Brutte persone. Brutte suore. Fammi vedere quello che posso raccimolare qua. La suora ci va in bagno? Presumo di sì. Presumo di sì. Dico, è una suora, però dico, avrà anche lei il bisogno di fare i bisognini, no? Presumo di sì. Allora, salve. Non so se abbiamo a che fare con una suora o con tante suore. Cioè, nella schermata iniziale noi vedevamo tante suore. Però dico, mi insegue solo una o mi inseguono tutte? Bella domanda. Aspetta, chiudiamoci sempre le porte dietro. Non vorrei che qualche ramoscellotta mi vedesse da dietro. Allora, apriamo armati come se non ci fosse un domani. Che abbiamo qui? Un passaggio segreto. Wow, infilati però. Che sei così grasso che non ci passi. Quando te ne vieni in questi luoghi lugubri, facci di capra, dimagrisci prima. Ah, perché devo aprire anche là. Sì, nel tempo che apro gli armadi, le suore qua mi accettano da dietro. Questa è armata di accette, ragazzi. Fantastico. Altro che bastoni di granny e martelli di nanni. Qua ci andiamo proprio di accette. Così, come nel medioevo. Accettiamo le persone. Life one. Già abbiamo una sola vita. Io ho capito. Io dov'è che vado? Io posso andare solo da qua. E dai, su. In bagno non c'è niente, esci da questo corpo. Me ne va... Ma se io salgo? Ma se io mi esploro qua? Qua posso prendere niente? No, è perché la suora... Io sta casa me la ricordo. Sta casa mi ricorda qualcosa. Qua che possiamo fare? Pannello. Abbiamo bisogno del cutter. To unlock the door. Mamma mia, qua è protetta elettronicamente. Aspetta, dov'è la faccia di capra? Lì. Quindi io me ne andrei dall'altra parte. No. È che sono scemo. Qua invece niente. Aspetta, no, come niente. Vi ho bisogno di una keycard. Va benissimo. Dov'è che li andiamo a trovare questi oggetti, però? E via, verso nuovi orizzonti. A me sta casa ricorda qualcosa. No, non lo so. Il cutter è qui. Però chiudiamoci le porte, perché la faccia di capra mi vede. Il cutter ce l'abbiamo qua. Quindi adesso che fa? Vado a tagliare i fili. Verso la porta di uscita con Nan che mi insegue. Taglio, taglia, ramoscellotto che c'è Nan. Taglia. Door unlocked successfully. Però manco mi vedi, meno male. Meno male, allora la porta è stata sbloccata. Quindi che cosa mi serve adesso? La chiave ovviamente, poi il piede di porco. E qui la keycard. Va bene così. Andiamo a cercarli questi oggetti in giro. Perché ci saranno, ovviamente, non è che non ci saranno. Questo cos'è? Niente. Porta che non si apre. Porta che si apre, si scende. E scendiamo allora. Questa è chiusa, sicuro. E invece aperta. Scantinato, chiudiamo le porte, per favore. Piede di porco trovato.
Non sembra tanto difficile, però, perché gli oggetti, cioè, troviamo praticamente gli oggetti finali, i piedi di porco, il cattaro, quello che ci serviva sostanzialmente. Quindi, se il piede di porco è qui, e qui non ci sono altre porte, evidentemente gli altri oggetti saranno di sopra. Giusto, attenzione. No, non lo fare, non lo fare, brutta suora malefica. Meno male che è lenta. Almeno un gioco che mettiamo easy ed effettivamente è easy. Perché, a parte se non mi fate prendere dalle spalle, dico è easy il gioco, è easy scappare da lei. Via, via, verso nuovi orizzonti, come sempre, chiudigli la porta in faccia. Io me ne vado da dove si esce, da qua, e via. Spacchiamo l'asse e ce ne saliamo immediatamente su. Sono due le assi. Number one. No. Un altro. Quello che avevo prima che fa si è rotto. Ma che piedi di porco mi avete dato? Scusate, di plastica. Ma come? Ne dobbiamo trovare un altro. Ma che... Scusate, questo non ha senso. Questo non ha senso. Via. Il pulsante è troppo piccolo. Guarda, mi sta ammazzando perché il pulsante è troppo piccolo e non sono riuscito a premere. Allora, da qua ovviamente ci si può andare. Io mi barrico qua. La suora le apre le porte? Presumo di sì. Mi siedo. Aspetta che mi nascondo nell'armadio. Non ci posso andare. Nell'armadio, no? Vabbè. La torcia, dico, a che ci serve? Non ci serve... Salve, buona suora. Io non potevo fare nulla con lei che entra. Vi ho finito le vite. Game over, better luck next time. Ma paffancucchia, va. Abbiamo perso. Allora, I need to find a way. Sì, sì, ho capito. Però se quella mi prende ad accettate, la nostra way sarà all'inferno. Altro che uscita. Alla via, verso nuovi orizzonti. Allora, mettiamoci qua. Aspettiamo che la suora passi. Dov'è? Più che altro. Allora, io di là. Vediamo se troviamo gli oggetti, va. Fammi vedere. Aiuto! Ho aperto la porta sbagliata! E via, che me ne vado! Chiudi, chiudi. Mi sono andato a chiudere esattamente come prima. Esattamente come prima. Come faccio? Via, che me ne vado dall'altra parte, allora. Me ne vado dall'altra parte. Chiudi. Chiudi, aspetta un attimo, vediamo che c'è qua. Però forse lei stava salendo. Vediamo, 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 vediamo. Chiudi, chiudi. Ok, vediamo se troviamo oggetti qua. Troviamo oggetti qua. Ma che fa, li avete tolti? Qua non c'è niente. Porticina, vagante. Infatti, adesso sì. Questa è la chiave che ci permette di uscire. Quindi prendiamola. Prendiamola. Attenzione alla suora malefica. Apriamo le porte sempre con calma e circospezione. Diamo un'occhiata prima di mettere il nasino fuori. E via. Sempre facendo attenzione. E sempre andando con calma e circospezione. E via che la suora sta salendo, brutta malefica. Se viene qua magari la giriamo. Forse è andata dall'altra parte. E invece qua, invece qua. Via, vieni qua. Vieni qua, faccia di capra. Vieni qua, faccia di capra. Muoviti. Muoviti che io faccio il giro dal tavolino. Vieni qua. Vieni qua, brutta suora, che non sei altro. Guarda là come cammina fiera di sé con la sua ascia in mano. E me ne vado. Me ne vado, ti lascio qui nella tua ignoranza. Apri sta porta, bimbo. Ok, la chiave ce l'abbiamo. Vediamo se riusciamo ad aprire il catenaccio adesso, oppure lo dobbiamo fare dopo. Vediamo se possiamo farlo. Porta sbloccata. Benissimo. Quindi andiamo a vedere altre cosucce da raccattare, no? Via. Andiamo da questa parte. E chiudiamo sempre le porte, per favore. Altrimenti, no, ecco, qua nella zona segreta deve esserci qualcosa. Ma io qua com'è che sono stato ammazzato poco fa da Nan se qui è tutto barricato? La scheda elettronica. E prendiamola. Forse è entrata, allora, da qua. Vabbè. Via, verso nuovi orizzonti. Attenzione ad insinuarci troppo velocemente nelle porte, perché altrimenti quello ci ammazza. Via, scheda elettronica. Inseriamo la scheda elettronica. Metti qua, veloce, porta sbloccata. E che facciamo? Girovaghiamo per il mondo? Non girovagare troppo, che ti stanchi e ti spacchi le ginocchia. Via, verso la nuova area. Spero che non mi segua fino a qua. Scendo, vabbè, scendo proprio. Tu qua non ci puoi venire. Quantomeno ci puoi venire, però
qua ti possa girare. Quindi prendiamo il piede di porco. C'è più il piede di porco qua? No? Allora ha spostato veramente gli oggetti. Però è qua. Dico, chi se ne frega. Allora forse era qui. Nan mi stava seguendo con la sua camminata lenta e sinuosa. Fammi un po' vedere. Sì. Via. Nannina, per favore, fammi uscire da sto posto dell'inferno. E che cos'è? Dai, su, bello che chiude le porte. Che hai paura degli spifferi? Che ti prendi raffreddore? Via. Che io ti chiudo qua, nannina. Nannina, ti chiudo qua. Attenzione, chiudiamola. Mira, e via. Qua abbiamo niente, sì, il cutter, ovviamente. Il coltello non riuscivo a prenderlo, vabbè. Usciamo per adesso, prima che quella esce da là. Via, ok. E fin qua ci siamo. Però non ho capito il motivo per cui ne devo trovare un altro, i piedi di porco. Non l'ho capita sta cosa. Se io tolgo questa, perché mi si toglie il piede di porco? Allora, qua ci abbiamo niente. Nel bagno, no? Allora esco. Attenzione che qua ci può chiudere, nannina. Nannina, dove sei? Aspetta che io mi metto qui così tu esci, non mi vedi. E te ne vai per i fattacci tuoi, perché io devo andare a prendere il cutter in cucina. Veloce, nannina, per cortesia. Ma comunque l'asse non c'è più qui. No? E però mi dice... Però non c'è l'asse. Cioè, voi vedete assi qua? Io non ne vedo. Vabbè. Mi ha visto. Poco fa non mi vedevi, che fa? Che ti sei migliorata la vista? Io devo prendere il cutter, quindi... Che facciamo, nannina? Nannina, io vado a prendere il cutter. E via. E via che mi prendo il cutter e poi io ti aggiro. Vai. Se hai il coraggio, vieni qua. Su, via. Vieni qua, nannina. Nannina? Ci sei? Dov'è? Ci sei o non ci sei, nannina? Vieni qua o non vieni qua? Non c'è. Mi ha perso di vista. E allora me ne vado. Andiamo a tagliare. Vabbè, tecnicamente ho fatto tutto, no? Perché io l'altro piede di porco dov'è che lo vado a trovare? Congratulations on your successful escape. Siamo usciti. Siamo usciti. Anche perché, scusate, mi si rompe il piede di porco e vado a trovare un altro. Gioco abbastanza sempliciotto. Magari potremmo riprovare anche in medium, anche in hard volendo. Quindi in attesa che esca effettivamente Evil Nun Maze, che è uscito per iOS ma non per Android. Provate il gioco, fatemi sapere nei commenti se siete riusciti a fuggire. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo su Brawl Stars. Allora, finalmente ho raggiunto il livello 70, ragazzi. Guardate oggi quante cosucce dobbiamo aprirci. Guardate qua, è praticamente l'ultimo spacchettamento di questa stagione.